ritorna a grande richiesta il punto di Fosca sul campionato. Ovviamente il focus è sull'Inter, non perché tifiamo questa squadra, ma no, perché il fidanzato di Fosca la tifa e quindi lei vede le partite con lui. Sì. E quindi sta entrando nel mondo del calcio attraverso gli occhi del fidanzato. Allora, qui devo farvi una confessione, che non l'ho vista, ma me l'ha raccontata. Quindi diciamo che questo passaparola potrebbe complicare. Sì, anche perché c'è stata polemica, Putiferio. Patatrac, com'è andata? Allora, mi sembra che la cosa sia stata piuttosto complessa, perché fino a una certa tutto nella norma. Sì. Adesso non so dire esattamente a che punto sono arrivati. Cos'era? Forse 1-1? Sì. Prima del recupero. Prima del patatrac, erano 1-1. Erano 1-1. Poi c'è stato questo momento di recupero. Sì. Che, non so se ho capito bene, ma il recupero è che durante la partita si perdono dei minuti. Sì. Che sì, non vengono giocati, e quindi nel recupero, diciamo, si rigioca. Le partite quanto durano? 90 minuti. 90 minuti. Lo so, perché c'era il 90° minuto quando ero piccola. Certo, certo. Non si chiamava perché non si chiamava 90° minuto salvo recupero? Più i recuperi. Non si chiamava 90°, perché comunque le partite durano 90 minuti. Sì. Esatto, poi c'è sempre un po'. Ma col palinsesto pubblicitario, che casino. Cioè, come fanno a calcolare? Perché di solito si aggira sempre 4, 5, 6. Ah, ok. Non raramente va molto. Quindi oltre. Tutto questo patatrack in 5-6 minuti? Tutto lì è successo, tutto lì così. Perché siccome nel calcio non c'è il tempo effettivo, quindi quando la palla va fuori non è che si ferma il cronometro. Si va. E poi, come avrai notato, la gente sta per terra, si rotola. Oddio, non mi sento bene. Ah, ho un mancamento. Così, quindi poi alla fine si gioca sempre di base un 20-25 minuti. Quindi comunque anche il recupero è poco rispetto al tempo che si perde. Però se c'è il recupero, in questo recupero cosa succede? Allora, da quel che ho capito, c'è stato un fallo non visto. Sì. Ho capito bene? Sì, sì. Adesso però c'è il VAR in questo momento storico. Non è più come negli anni 90 che l'arbitro vedeva quello che vedeva e tanti saluti. C'è il VAR, quindi si va a ricontrollare la scena. Sì. Chi ha subito il fallo è rimasto a terra aspettando che il fallo venisse riconosciuto. Sì. Cosa che non è successa. È rimasto anche a terra un po', esagerando, rimanere a terra proprio perché sanno che adesso che è uno. Io sono un grande fan così del VAR. Dai tempo di rivedere. Allora, io sono un grande fan del VAR, però, come al solito, anche le cose buone poi vengono si trova subito il modo per un po' rovinarle. Adesso tutti i giocatori, non solo quello di ieri, tutti i giocatori, anche quelli accentuano perché sanno che accentuando uno va a controllare quindi nella maggior parte dei casi poi viene corretto il torto. Ieri non è successo. Eh no, perché c'erano tre signori che controllavano, controlla uno, controlla due, controlla tre e nessuno dice niente. E nessuno ha detto niente, no. Si guardavano fra di loro. E qua. E niente, quindi il gol intanto è stato tenuto buono. Che non sarebbe stato sarebbe stato da annullare, al di là delle polemiche. E lì però io ti dico, il tuo fidanzato come l'ha vissuto? Perché io lì, a parte che lì non mi sono accorto. Cioè, allora io ero allo stadio non ci siamo neanche tanto accorti di questa roba qua, no? Cioè non siamo però abbiamo detto recupero, basta, abbiamo fatto gol, è finita. Però e invece no, non è finita, no, perché viene assegnato un rigore. Pure questa roba qua è al Verona. E lì cosa dici? Cacchio, ci pareggiano, perché il rigore tu mi insegni di solito poi con questo stato emotivo E invece me lo sbagliano, palo. E quindi niente, Inter Verona 2-1, rubacchiata. Un po' sì, mi spiace dirlo anche a me. Guarda, io non sono di quelli che sono contenti quando capita quella roba lì. A me mi dispiace, cioè non sono uno di quelli contenti. Comunque. Maurizio, con cosa chiudiamo? Take that. Con i Take That. Where we are? Fosca, stai diventando sempre più precisa, Ormai sei a livello Marino Bartoletti. Che bello. Sei quasi a livello Marino Bartoletti. Ma il tuo? Il mio cane.